Fare il genitore è il mestiere più difficile? Forse sì. Oggi, 1° giugno, la giornata mondiale dei genitori, istituita dalle Nazioni Unite nel 2012. La vacanza in camper, sinonimo di libertà e di viaggio on the road, ogni anno numeri in aumento, sempre di più scelgono la vacanza itinerante. I borghi, scrigno di tesori e di tradizioni, un premio per gratificare chi con passione e impegno promuove il territorio e le sue eccellenze. Il fanese Luca Battistoni alla corte delle frecce tricolori per coronare un sogno, quello di diventare un pilota della pattuglia acrobatica italiana. Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questa seconda edizione giornaliera di All News, il TG delle Marche di TVRS. Bene, lo avete sentito nei titoli, forse è uno dei mestieri più difficili al mondo, per cui non c'è scuola. Quello del genitore, non a caso le Nazioni Unite hanno istituito la giornata mondiale dei genitori che si festeggia in tutto il mondo proprio oggi, 1° giugno, per sottolineare ovviamente l'importanza della figura genitoriale nella vita dei bambini di tutto il pianeta. Sentiamo il servizio di Camilla Cataldo. È un lavoro impegnativo, complicato, ma assai gratificante quello che mamma e papà svolgono dietro le quinte per aiutare i loro figli a crescere e raggiungere traguardi. Riconoscendo il ruolo fondamentale nell'educazione, le Nazioni Unite hanno istituito la Giornata Mondiale dei Genitori oggi, 1° giugno. Lei è mamma? Sì, di 2 bimbi. Meritano una giornata dedicata ai genitori? Sì, sicuramente meritano. Anche perché per essere un buon genitore hai bisogno di più di qualche giornata. La famiglia è una responsabilità primaria in questo senso? Sì, però è tutto. È tutto, per me è tutto. È stressante fare il genitore? No, nel senso c'è lo stress, ma sicuramente non è legato ai bambini. Siamo noi che purtroppo lo riportiamo ai bambini. È faticoso essere genitori? È troppo impegnativo. Sì, e poi ce l'ho due. E poi il marito è in Arabia, per cui... E sono da sola qua e il marito non c'è mai, allora mi tocca sempre stare con loro. Cosa significa essere una brava mamma? Bisogna mettere troppo, tanto pazienza, troppo il cuore davanti per avere questa pazienza ai bambini e dopo già viene tutto da solo. Signora, com'è essere bravi genitori? Ah, io sono una nonna. Ci vuole molto, come ha detto lei, ci vuole molta pazienza, molta. E poi bisogna capirli, perché i bambini hanno un mondo loro e noi dobbiamo rispettarlo. Sono genitori di 2 ragazzi molto grandi ormai, sì, ho una nipotina. È cambiato il ruolo nel tempo del genitore? Un pochino sì. C'è meno rigidità, purtroppo i genitori tutti e due devono lavorare e quindi i ragazzi sono un po' lasciati così, i bambini, i nonni non sono più disponibili come una volta, un po' tutto è cambiato. È più difficile essere genitore o figlio? Entrambi perché diciamo essendo stata figlia ho visto che era tutta un'altra cosa rispetto ad adesso, poi dopo io ho un figlio grande ormai, c'ha 34 anni quindi... Sono tanti i sacrifici che i genitori fanno per i figli a tutte le età? Certo, a tutte le età, tuttora si fanno. Farai un regalo ai tuoi genitori? Non lo so, adesso che lo so può darsi, non ero a conoscenza. Quanto è importante e quanto è difficile essere genitori? Importante sicuramente, difficile anche perché nessuno te lo insegna, quindi almeno che tu non lo sia in prima persona, devi imparare mentre lo fai. Sicuramente sbagli, ma poi imparerai. Vorrai diventarlo anche tu? Al momento no, poi magari, chi lo sa, potrei, non lo so. Un mestiere quindi che si impara sul campo. Bene, siamo alla cronaca. Nei giorni scorsi la squadra mobile di Fermo, coadiuvata dall'unità cinofila della questura di Ancona, nell'ambito di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha controllato alcuni avventori presenti all'interno di un bar di Porto Sant'Elpidio. Durante i controlli il cane dell'unità cinofica ha segnalato agli agenti un ragazzo minorenne di origini nordafricane come probabile detentore
di sostanze stupefacenti. Celato all'interno delle mutande è un pacchetto di plastica contenente 16 involucri con all'interno cocaina per 4,8 grammi. In suo possesso anche 250 euro in banconote di piccolo taglio, probabilmente frutto dell'attività di spaccio. Il minorenne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e riaffidato ai genitori. Proseguono periodicamente nel comune di Falconara Marittima e nelle zone limitrofe, come avviene ormai da più di un anno, i servizi straordinari interforze di controllo dei territori disposti dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, d'intesa anche con il prefetto. Controlli congiunti che hanno permesso di identificare 151 persone, di cui 29 extracomunitari e numero 47 di queste sono risultate avere a carico carichi giudiziari di polizia e precedenti penali. I veicoli sottoposti anche a controllo sono stati invece 89. Durante tali controlli è stata sanzionata anche una persona in quanto trovata in possesso di circa mezzo grammo di sostanza stupefacente, probabilmente di tipo hashish. E cambiamo tono di notizia: con l'arrivo della bella stagione si moltiplicano le occasioni di gite fuori porta, di scampagnate, frequentare eventi anche promozionali che parlano del territorio, insomma sagre paesane e tutto quello che d'estate si mette in moto nelle nostre città, ma soprattutto nei borghi. Un modo anche per fare promozione, perché poi chi frequenta questi posti, questi luoghi o conosce queste eccellenze poi ne parla una volta che va a casa o all'estero, rientra nella sua nazione di origine. Ebbene, Confcommercio Marche Nord ha voluto premiare quanti si impegnano, aziende, produttori, enti locali, a promuovere attraverso questa forma il territorio. Sentiamo. Bisogna valorizzare, promuovere, ma anche premiare chi e quanti si impegnano ognuno nel proprio ambito per sostenere e valorizzare il territorio. Produttori, eccellenze agroalimentari, associazioni o manifestazioni di cui i borghi della provincia di Pesaro e Urbino sono ricchi. Per questo è nato il premio Il Gusto dei Borghi, ideato da Confcommercio Marche Nord. Il gusto, abbinato alla parola borghi, non si riferisce esclusivamente ad uno dei cinque sensi, quanto piuttosto ad un'emozione che coinvolge anche tutti gli altri, fanno sapere dai vertici dell'associazione. Siamo arrivati alla premiazione di questa nuova iniziativa di Confcommercio e Alberghi Consorziati, un'iniziativa importante che è appunto il gusto dei borghi per mettere in evidenza quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto quello che abbiamo voluto creare è proprio la sinergia e la promozione a 360 gradi di quello che sono le eccellenze che vanno dal nostro entroterra al mare, quindi creare quello che è veramente una sinergia importante per riuscire poi a promuovere il nostro territorio attraverso un gusto, attraverso un'emozione, attraverso quello che crea veramente qualcosa di importante anche al turista. Ma gustare le eccellenze del territorio direttamente sul posto è anche un fatto che coinvolge i nostri altri sensi. Nei borghi, nei piccoli centri, nelle città della nostra provincia possiamo ammirare panorami unici e meravigliosi, annusare profumi che pervadono ogni piccola via, ascoltare musica offerta dai tanti eventi organizzati. Ma noi l'abbiamo imparato col Covid. Il Covid ha testimoniato l'esigenza di un turismo di prossimità che consente agli italiani di conoscere le località vicino alla porta di casa. Noi abbiamo i nostri borghi straordinari, nell'itinerario della bellezza sono compresi quasi tutti i borghi dell'associazione, i borghi più belli d'Italia. Quest'anno peraltro l'associazione ci ha fatto il grande onore di mettere la nostra prefazione alla guida annuale dei borghi più belli d'Italia, che sono delle eccellenze non solo dal punto di vista ambientale, artistico, storico, culturale, ma sono anche dei grandi contenitori dal punto di vista enogastronomico. 12 le eccellenze premiate in questa prima edizione, tra le quali Cartoceto dopo il Festival, Mostramercato dell'Olio d'Oliva, Festa anche della Pera Angelica, ma anche prodotti come la Marena di Cantiano o eventi sportivi di punta come la Colle Marathon, definita anche la Maratona dei Valori.
E visto che parliamo di gite, di visite in luoghi ameni o meno, allora quale mezzo per antonomasia rappresenta e incarna la libertà assoluta? Sicuramente la casa viaggiante su quattro ruote, il camper o la roulotte, insomma il movimento camperistico registra ogni anno numeri in grande aumento. E allora vediamo questo servizio di Claudio Commirato. I camper che vedete alle mie spalle sono nuovi, in pronta consegna, ovviamente almeno per il momento non hanno bisogno di manutenzione, ma la parentesi manutenzione ovviamente interessa a chi ha il camper e magari l'ha tenuto fermo nel periodo invernale, adesso si ricorda, come tanti, si ricorda delle ferie, programma le ferie, è ora di mettere mano al camper, le prime raccomandazioni quali sono? Allora, dalla parte della meccanica, controllo del cambio dell'olio, tutte cose qua, e soprattutto le gomme, controllare la pressione, controllare la anni di vecchiaia della gomma, anche perché il battistrada c'è, ma la gomma diventa vecchia, diventa dura e quindi potrebbe essere pericoloso su strada. Poi per quello che riguarda la cellula, i controlli classici, pompa dell'acqua, frigorifero, riscaldamento adesso non serve, però acqua calda, gruppo delle finestre, oscuranti, zanzariere, braccetti, queste cose classiche qua. Quindi sono diciamo le manutenzioni ordinarie. Linea di massima, diciamo, d'estate si punta l'attenzione più sul frigo, nel periodo invernale, perché c'è tantissima gente che usa anche il camper nel periodo invernale, e invece la stufa, riscaldamento. La stufa, sì, infatti d'estate frigorifero i problemi e d'inverno la stufa classica. Le maggiori criticità per un camper che rimane fermo? Batterie. Le batterie, è capitato proprio ieri un cliente, 8 mesi camper fermo, batteria era nuova, ma la batteria aveva da buttare perché comunque dopo 8 mesi di inutilizzazione la batteria scende in automatico di conseguenza, quindi si scarica in automatico, quindi quelle andrebbero controllate, messe in moto, facci un giro, cioè mai tenere fermo completamente 8-9 mesi. Come dico io, ci stai 8 mesi senza bere e mangiare? No, e per la batteria è la stessa identica cosa. Continua il momento favorevole comunque del camper, né? Oppure c'è stata una frenata? C'è un po' una frenata perché purtroppo i prezzi dei nuovi sono aumentati tanto, di conseguenza anche gli usati sono saliti di prezzo, non c'è tanta merce buona e quindi chi ce l'ha si li fa pagare. Bene, e quanti di noi si sono sentiti domandare da piccolini che cosa vuoi fare da grande, cosa farai da grande? Ebbene, ognuno di noi ha espresso il proprio desiderio e alle volte qualche uno di questi desideri o idee si è concretizzata. È il caso della persona che vi vogliamo far conoscere in questo momento, che è un pilota dell'aeronautica militare italiana, si chiama Luca Battistoni, è di Fano, da piccolo insieme ai genitori guardava a naso all'insù le frecce tricolori, ebbene adesso è entrato nel team delle frecce tricolori, sentite. Per un pilota, quindi parlo a titolo personale, chiaramente la realizzazione di quello che è un po' il sogno che ci si porta dietro fin da bambini. Io ho iniziato a guardare la panna quando avevo pochi anni, quando partivamo da Fano alle 4 di mattina per andare a vedere i primi maggio, diciamo, le aperture delle stagioni acrobatiche o comunque le giornate azzurre anche a pratica di mare, e poi tutto il percorso scolastico e poi diciamo lavorativo, formativo mi ha portato qua, quindi seppur devo ancora iniziare l'addestramento per entrare a far parte della PAN in senso stretto, quindi quella che tutti conoscono dei 10 piloti in volo, essere già qui adesso è insomma un traguardo che mai avrei pensato di raggiungere, questo senza dubbio. Mi descrive una giornata tipo di un pilota che fa parte del contesto nel quale si sta muovendo in questo. Com'è la giornata tipo? La giornata tipo del pilota PAN, che io ad ora non sono, perché come ho specificato all'inizio ho iniziato il mio addestramento, ma è un addestramento singolo, finalizzato poi a iniziare quello che mi porterà, se l'addestramento appunto andrà a buon fine, a ricoprire una delle posizioni all'interno della formazione. Inizia con il briefing la mattina, che riguarda meteo, situazione degli aeroporti e l'attività di volo del giorno, per poi passare, visto che c'è attività di volo diciamo poco dopo il briefing, attraverso il caffè con tutti gli altri, per poi passare al briefing vero e proprio del volo e all'esecuzione del volo. Dopo ogni volo, come di consueto, c'è un debriefing,
per poi, se l'attività, come all'inizio dell'addestramento, è diciamo a ritmi serrati, si passa dopo poco al briefing del volo successivo, per poi andare in volo, rientrare, passare attraverso la mensa per il pranzo, e poi c'è un'altra finestra volativa nel primo pomeriggio, in cui si può essere impiegati o meno. Al termine del debriefing di quella finestra volativa, espletati diciamo i compiti di ufficio che ognuno di noi ha parallelamente all'attività di volo, ci si può poi dedicare, diciamo, la giornata lavorativa termina e ci si dedica un po' a tutte le pratiche diciamo personali di vita privata. Io credo che voi siate coscienti, insomma, dell'amore e dell'affetto che tutti gli italiani vi rivolgono ogni volta che vi vediamo solcare nei cieli, quando insomma aprite i getti e stendete il tricolore. Insomma, credo che questo, spero che vi arrivi quando siete lassù in alto, insomma. Assolutamente, per me è una sensazione diciamo nuova e molto sicuramente piacevole, anche perché fino a poco tempo fa ero io dall'altra parte, sono da sempre diciamo socio insieme anche alla mia famiglia del Club Frecce Tricolori, che c'è lì a Fano e che ha sempre organizzato le visite, e quindi siamo stati tante volte spettatori della pattuglia acrobatica nazionale. E quindi adesso poter assistere all'affetto del pubblico dall'altro lato, dopo essere stato parte, è sinceramente molto, molto significativo. Bene, grosso in bocca al lupo a Luca per la sua attività volativa, così si dice. L'ISC Sibillini con l'Istituto di Monfalcone Appennino, con il progetto dei pirati all'arrembaggio, si aggiudica il primo premio di Eureka. Funziona una gara di costruzione di tecnologie organizzate a livello territoriale dalla sezione metalmeccanica di Confindustria di Ascoli Piceno. Ce ne parla Benedetto Marinangeli. L'ISC Sibillini con l'Istituto di Montefalcone Appennino e il progetto Pirati all'Arrembaggio si è aggiudicato il primo premio di Eureka Funziona, una gara di costruzioni tecnologiche nella quale gli alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio avevano il compito di ideare, progettare e costruire un giocattolo a partire da un kit contenente vari materiali. Il progetto è stato organizzato a livello territoriale dalla sezione metalmeccanica di Confindustria Ascoli Piceno. È un progetto che si pone l'obiettivo di avvicinare i giovani alle discipline STEM. È una gara tecnologica per giovani inventori e quest'anno hanno aderito a questa prima edizione per la nostra territoriale, hanno aderito 11 scuole secondarie di primo grado e per un totale di circa 450 ragazzi coinvolti, 93 manufatti realizzati e oggi qui abbiamo presentato i 23 finalisti. È stato un progetto che ha preso un po' tutti ed è stato, i ragazzi sono stati fantastici. La cerimonia di premiazione si è svolta nell'auditorium Neroni di Ascoli Piceno ed è stata condotta da Giovanni Mucciaccia. Visto che ci abbiamo lavorato tanto, siamo molto felici. Perché è nata dal fatto che, come abbiamo detto prima, il nostro paesino era un tempo affondato dal mare, quindi è nata da questo l'idea del mare. Perché da noi si trovano fossili. Esatto. Il grande inventivo da parte dei ragazzi, se l'aspettava in qualche modo questi ragazzi che hanno creato queste cose perfette? Beh, enorme, no? Enorme. I ragazzi comunque ricevono moltissimi stimoli, no? Ancora oggi, cioè, si pensa che loro siano un po' lobotomizzati con i videogame. In realtà, cioè, è chiaro che se ci cadi dentro il videogame ti fa un danno irreversibile, però può essere anche una fonte di stimolo. Cioè, i videogame, per esempio, all'interno hanno moltissima creatività, tant'è che oggi hanno presentato un gioco che è una trasposizione di un videogame. Cioè, hanno sfruttato il motore per muovere uno sfondo dietro con un paesaggio, no? E poi dei personaggi che si muovevano con le stecche e dovevano evitare gli ostacoli su questo paesaggio in movimento. È un'idea fantasiosa, no? Creativa. E quando mi dicono ma Art Attack funzionerebbe ancora, certo che funzionerebbe. Art Attack esisteva anche all'epoca, voglio dire, i ragazzi avevano i videogame, eppure Art Attack gli ha dato un grande stimolo e oggi questo, vedete, è la dimostrazione vivente. Cioè, i nostri ragazzi non sono lobotomizzati dai videogame, ma ancora riescono ad inventare delle cose bellissime. Gatto che è
ispirato a Batman, appunto si chiama Batcat, perché dato, le nostre idee iniziali erano o un gatto o un supereroe, e alla fine abbiamo deciso di unire queste due idee e abbiamo creato questo Batcat. Oggi abbiamo avuto un assaggio e ci sono tantissime nuove menti, quindi siamo contentissimi. Questo è un progetto bellissimo che ha avvicinato le aziende alla scuola media e per noi è stato un primo esperimento, ma sicuramente lo ripeteremo perché tanta partecipazione delle scuole, tantissimi progetti e nuove idee. Questo era quello che volevamo, anche far capire ai ragazzi quello che significa con un piccolo gioco fare squadra e lavorare insieme. Bene, Giovanni Mucciaccia, Art Attack, i danni con la colla vinilica che abbiamo fatto dopo le sue trasmissioni sono ancora visibili nelle nostre case, però sicuramente un bel insegnamento. Dunque, siamo arrivati in fondo, questo è il sommario con le notizie principali di oggi. Fare il genitore è il mestiere più difficile? Forse sì. Oggi, 1° giugno, la giornata mondiale dei genitori, istituita dalle Nazioni Unite nel 2012. La vacanza in camper, sinonimo di libertà e di viaggio on the road, ogni anno numeri in aumento, sempre di più scelgono la vacanza itinerante. I borghi, scrigno di tesori e di tradizioni, un premio per gratificare chi con passione e impegno promuove il territorio e le sue eccellenze. Il fanese Luca Battistoni alla corte delle frecce tricolori per coronare un sogno, quello di diventare un pilota della pattuglia acrobatica italiana. Bene, questo è tutto. Dopo la sigla, ovviamente, il meteo. Non mi rimane altro che augurarvi buon proseguimento di serata. L'informazione su TV RS torna domani. Arrivederci e buon fine settimana. Asset acqua, non sprecarla. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica. Sempre una vasta circolazione di bassa pressione alimentata dall'aria fresca oceanica sull'Europa centro-orientale. Tutto dovuto all'alta pressione che rimane bloccata ad ovest con i massimi tra l'Oceano Atlantico e l'Irlanda. Sull'Italia quindi ancora questo letto di correnti umide in quota dai settori occidentali e difatti andiamo a vedere quello che succederà sulla nostra penisola. Dopo un avvio di giornate di bel tempo durante il pomeriggio, grande variabilità al centro-sud con improvvisi rovesci anche a sfondo temporalesco, bello inizialmente al nord durante il pomeriggio. Qualche fenomeno, qualche rovescio a sfondo temporalesco anche qui, specie sul nord-est e Lombardia. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.